abbiamo fatto per bene la prima mezz'ora, sicuramente non abbiamo spiegato bene noi la situazione, perché abbiamo sofferto un po' il centrocampo, ma una disposizione sbagliata nostra. Poi ci siamo un po' ripresi, credo che il secondo tempo la squadra è andata fuori bene. Lei ha spostato Banti dalla parte opposta, ha cercato più movimento? Sì, sì, ma era un po' lì in mezzo che su qualche scalata non eravamo accorti a farla bene. Poi il secondo tempo, complice forse anche l'espulsione loro, siamo venuti un po' più avanti, però eravamo un po' lucidi, forse la troppa volontà di andare a fare gol subito e di andare in vantaggio subito. Invece queste sono partite che oltre alla volontà ci vuole un po' di saggezza, un po' di pazienza. E adesso cercheremo di essere più saggi. Ecco, volevo dirle questo, quel piede agganciato a Pugli in aria nel secondo tempo. Non ho mai discusso queste cose, io sicuramente ero più lontano dall'arbitro, l'arbitro ha visto così, lo prendiamo, non è questo, non ci possiamo attaccare, non ci siamo mai attaccati a queste cose, noi dobbiamo attaccarci sulla forza, sulla qualità di giocare contro una squadra importante che ha molta qualità, però credo che fino alla fine noi renderemo la pelle molto, molto dura anche al primo. Anche perché oggi giocavate contro la migliore difesa del girone, questa nella regular season 20 gol come la San Benedettese mi sembra, no? Quindi sì, non era facile. Giochiamo contro la seconda forza del campionato, quindi bisogna essere realisti a vedere le vere forze in campo. Questa è una squadra che arriva da seconda, quindi la seconda forza del campionato, è inutile che parliamo. Quindi, però ecco, noi stiamo in ascesa, continuiamo ancora a correre, a crederci, soprattutto i ragazzi si allenano ancora molto bene e questo ci sarà utile in Ancona. Sì. La sintesi è questa, la partita è stata molto equilibrata perché il Tolentino ha segnato la squadra, ha giocato bene, la mia squadra ha ribattuto colpo su colpo. No, io però lo 0-0 penso che sia il risultato che rispecchia quello che si è visto in campo.